Tito Corsi, grande conoscitore del mondo del calcio, direttore sportivo a lungo di Fiorentina, Udinese e Vicenza, per citarne alcune. Sono i giorni questi in cui si parla molto anche della nazionale attesa dalle partite contro Albania e Macedonia. Conosci molto bene anche il CT Ventura. È stata giusta, alla luce dei risultati fin qui ottenuti, la scelta della FIGC di affidare la panchina azzurra a lui? Allora, in assoluto Ventura è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato durante la sua carriera e lo ha dimostrato a lungo, anche perché è partito da molto basso e piano piano è salito per meriti. Ora, la nazionale è il traguardo massimo, credo che un allenatore debba inseguire, e quindi per meritocrazia credo di sì. Penso anche che lo abbiano fatto perché forse la nazionale si pensava che avesse bisogno di un rinnovo, vorrei dire, parallelamente alla Fiorentina, se vogliamo dire una battuta, perché lui ha avuto molto coraggio nell'innovare, nel cambiare volti e modo di giocare. Ora, se poi alla fine il programma riuscisse ed arrivasse a premiare con i risultati, con l'inserimento nei campionati del mondo, questo suo cammino, questo suo programma, farebbe una cosa notevole. Però, ripeto, Ventura è un ottimo allenatore. Ecco, però questa sua scelta tattica, mi riferisco al 4-2-4, può essere un po' troppo azzardata e anche un po' troppo insistita? Ma sicuramente in certi momenti alleggerire il centrocampo può comportare ad esporsi agli altri, a subire. Ti dà dei grossi vantaggi per arrivare a concludere, cioè a finalizzare il gioco che imposti, però, ripeto, dà qualche pericolo in più rispetto alle coperture usuali di questo momento. Dovesse precipitare la situazione per quel che riguarda l'Italia, quale sarebbe il nome che ti sentiresti di fare per il successore Ventura? No, ora mi chiedi una cosa. Prima di tutto hai detto uno profondo conoscitore di calcio e non è vero. Insomma, è vero, questo lo posso testimoniare. Io non sono all'altezza, né così all'improvviso si può fare un nome, perché sicuramente sarebbe criticabile e poi non tocca a me, ecco. Ancelotti comunque potrebbe essere il nome giusto, il profilo giusto? Ancelotti non lo scopro io. Io posso dire soltanto che l'ho fatto esordire quando giocava nel Parma, perché allenavo io il Parma. Ma non posso dire altro. Quello che lui vale, quello che è, i risultati che ha fatto, basta leggere gli atti e i giornali, i libri, perché Ancelotti è sicuramente un allenatore consacrato. Dipende da che cosa cercano coloro che designano. L'ultimissima, proprio a proposito di Ancelotti, l'esonero dal Bayern ti ha sorpreso? Sì, prima di tutto perché, come lo conosco io, ma come lo conosciamo tutti, Ancelotti è un buon incassatore, un mediatore notevole di fronte alle intemperie, per cui ora leggevo in un'intervista di, non so se di Hoeneß o di Rummenigge, che c'era lo spogliatoio che lo osteggiava. Bisogna essere dentro per poter giudicare questi tipi di iniziative e di avvenimenti.